arrivati puntuali seppure in extremis. Una bella partita giocata dai biancoscudati. Comunque apre la velleità il Cagliari con un calcio di punizione di Pusceddu che spaventa la difesa di casa. Poi al decimo Balleri manda un pallone in aria per la testa di Vlahovic, ma nessun problema per Fiori. Alla quarta d'ora il Cagliari si fa pericoloso. Lantignotti scambia bene con Deli Valdés e batte di destro. Buona la respinta di Bonaiuti. Poco dopo un errore difensivo di Balleri, ha giocato comunque bene il difensore, libera Valdés, il quale sul contrasto di Coppola e sull'uscita di Bonaiuti mette comunque sul fondo. Reagisce il Padova con Maniero che sfrutta male un buon invito di Vlahovic. Il suo tiro è troppo debole per impensierire Fiori. Il nono su punizione di Longhi, Franceschetti prova la rovesciata in acrobazia ma senza esito. Passano due minuti e arriva il primo gol. Si fa luce Balleri sulla destra e sul suo traversone gran colpo di testa di Maniero sul quale Fiori non può arrivare. Ecco, possiamo rivedere il gran colpo di testa di Maniero sul quale Fiori può soltanto toccare il pallone che si insacca nel 7. Si scuote il Cagliari con Deli Valdés che lancia Muzzi in area, ma ancora Bonaiuti si oppone con bravura, poi nulla da fare anche per Lantignotti. Alla 22esimo Padova vicino al raddoppio. Si scatena il croato Vlahovic, il migliore in campo. Si beve la difesa sarda, mette a sedere Fiori e Seve Maniero solo davanti alla porta sguarnita. Il tiro non si sa come, ma è alto. Veramente una grande occasione mancata per il Padova. Il Cagliari comunque reagisce, non ci sta a perdere. E la sua pressione si fa pesante e va a impegnare Bonaiuti e con esso la difesa di casa. Poi sul calcio d'angolo di Allegri, siamo al 31esimo, colpo di testa di Filicano e Bonaiuti vola a salvare Tarzan più che mai. Ma il gol è maturo e dopo un minuto Sanna, ecco il suo cross, Pancaro inganna Coppola, ne approfitta Muzzi e per l'ex romanista il primo gol con la maglia del Cagliari. Il Padova si sente defraudato e si lancia di nuovo in avanti. Al 43esimo Vlahovic conquista un calcio di punizione che lo stesso croato trasforma da fuori classe. Possiamo ancora rivedere questo calcio di punizione e ammirare la traiettoria veramente magica del pallone. In chiusura i padovani potrebbero triplicare, ma Capitan Longhi, esausto, non sa sfruttare l'invito di Perrone.